Certe volte si lascia un ricordo migliore sbagliando che non facendo la cosa giusta, più o meno. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ho avuto una disavventura con la compagnia aerea al ritorno dal viaggio che abbiamo fatto per le vacanze e questo ha provocato qualche momento di tensione al banco del check-in. Come dice mia moglie, sono riuscito a litigare in tutte le lingue che conosco. Il punto è che entrambe le persone coinvolte, io e il signore al check-in, avevamo dal nostro punto di vista ragione. Io mi lamentavo del fatto che, pur avendo un documento ufficiale della compagnia aerea, non risultavo nella lista dei passeggeri. Lui mi faceva notare che non poteva lui lì in quel punto al bancone del check-in attivarmi il biglietto, dovevo andare da un'altra parte a farlo, cosa che poi è avvenuta e quindi sono riuscito a salire su quell'aereo. Ma nel momento dello scontro tutti e due abbiamo alzato un po' la voce. Quello che è avvenuto dopo è stato quello che mi ha lasciato più di tutti sorpreso e che mi ha suggerito di registrare questo caffè. Dopo essere passato a farmi attivare il biglietto, sono tornato al banco del check-in e questo signore è venuto fuori dal banco del check-in, mi ha preso in disparte e si è scusato. Mi ha chiesto scusa per aver alzato la voce, per aver trasceso un po' i toni. Ha cercato soltanto di farmi notare con molta gentilezza che lavorano in una condizione di estrema fatica, dato che avevano avuto un turno molto estenuante con grandi code, come ho potuto notare, e che quindi questo lo ha un po' reso meno capace di accettare anche le critiche dei clienti. Ci può stare benissimo. Ecco, questo fatto di essere venuto a scusarsi, anche se tutto sommato non ci avevo fatto grande caso, ci eravamo alterati tutti e due e lui tutto sommato non si era alterato più di tanto, mi aveva solo fatto notare, diciamo con insistenza, che non poteva fare nulla. Ecco, questo fatto mi ha colpito al punto da essere qui a raccontarvelo dentro un caffè. Perché gli errori li possiamo fare tutti. Credo che sia impossibile non commettere errori e non sto parlando solo di situazioni professionali come quella che ho raccontato, ma anche con amici, con conoscenti, con colleghi, se vogliamo rimanere nell'ambito del lavoro, con familiari. Importante è poi trovare il momento e il modo giusto per chiedere scusa. Perché alla fine quello che resta è questo gesto di profonda umiltà e profondo rispetto, che è chiedere scusa agli altri. Che cosa ne dite? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.